Betlemme non brilla per accoglienza. Nel santuario di Cicagna, Don Cristiano Princiotta Cariddi immagina Giuseppe e Maria in cerca di un posto per la notte. Vengono mandati via, spiega il sacerdote, forse perché nemmeno li guardano. I poveri sono pericolosi d'altronde, e poi vengono dalla Galilea, non dalla pura Gerusalemme. Accade anche al Tempio, 40 giorni dopo. Entra il Signore e non se ne accorge nessuno, neanche i sacerdoti. La famiglia di Nazareth porta in offerta tortore e colombi, il sacrificio dei poveri, dice Don Cristiano, mica capre e agnelli, quelli sì che li guardano, non i poveri che erano disprezzati. Certo, quante analogie con la storia del mondo di oggi. Quello che accade spesso anche oggi ai poveri e a ogni forma di povertà, manca lo sguardo buono. I poveri, diciamocelo, anche noi preti, danno fastidio. Spesso non li vogliamo guardare. Poi c'è tanta retorica, no? Ma guardare la povertà e guardarla con occhi buoni, con occhi accoglienti, con occhi sensibili, non ci viene naturale. Spesso i poveri soffrono doppiamente. Maria, Giuseppe e il bambino hanno sofferto doppiamente. Il sacerdote prosegue ricordando le straordinarie parole di San Francesco: vorrei vedere i disagi di questo bimbo nato al freddo, fra gli animali, senza le condizioni necessarie. Per questo il poverello d'Assisi venne ispirato ad inventare il presepe, per portare tutti a guardare la povertà di Gesù. Se te lo immagini romantico il Natale, se ci metti troppe luci, se abbellisci troppo, tu te lo perdi il segno. L'angelo dice, devi guardare il segno della povertà, la povertà di Dio. È Natale e sarà Natale anche nel 2020 e sarà Natale se e soltanto se sarà Natale nella povertà, perché il Natale di Gesù, il Natale di Betlemme è Natale della povertà. Se cerchiamo un altro Natale, faremo un altro Natale. Non faremo il Natale di Gesù.